abbiamo detto in conferenza stampa, un libro mastro, il nome è un po' abusato, ma un libro mastro che caratterizza un fenomeno che è quello della corruzione, tenuto da un imprenditore con caratteristiche tipiche della contabilità commerciale, contabile, vera e propria, quindi delle stringhe, dei resoconti, delle sommatorie, dei riporti, proprio una vera e propria contabilità dell'illecito. Ci sono altri indagati e stiamo investigando, così come siamo partiti da contesti ampi, stiamo approdando a contesti altrettanto ampi, ma su cui investigheremo. Lo Bosco è una figura di un soggetto destinatario di misura cautelare, quella degli arresti domiciliari, che avrebbe richiesto soldi. L'imprenditore ha collaborato perché avevamo proceduto a un'attività investigativa e avevamo sequestrato delle documentazioni abbastanza compromettenti. Ecco, io mi augurerei che gli imprenditori non aspettassero questo, che collaborassero subito, insomma, e come ho detto prima in conferenza stampa, si evitasse che per ottenere un lavoro si debba necessariamente pagare. Ecco, questo è un malcostume che dovrebbe finalmente cessare nel nostro paese. Dico per tante cose, dico perché debbono lavorare ovviamente tutti, tutto, l'economia deve essere basata sulla libera concorrenza e che poi soprattutto il prodotto sia ottimale, perché ne va dei servizi poi che ricadono sui cittadini. Grazie.